3-0 risultato finale per un Inter che ha dominato il derby di Milano, eccezion fatta forse per l'inizio del secondo tempo con le famose tre occasioni in un paio di minuti per il Milan, i tre grandi miracoli di Guarda, prima Handanovic e poi sul 2-0 di insomma la entrare in partita ha preso una piega trasmissione, definitiva. mentre ci stavamo cambiando con l'amico Antonio di fianco, ho detto, vedi, oggi è una partita che non si sa esattamente. Certo, una cosa è sicura, se hai un'occasione non puoi sprecarla. E l'occasione l'ha avuto con un grande portiere, quindi merito assolutamente di andare, perché un portiere non è uno che è lì per caso, è uno lì che quando è bravo determina un risultato come un Certo. centravanti. In quell'occasione sull'1-0 per il Milan le partite sarebbero state diverse, però merito all'Inter che dicevamo o fa il secondo gol o non la vince questa partita. Però gli spazi, il congeniale si è messo su un piatto d'argento, cioè l'Inter in Certo. vantaggio che ha la possibilità di avere campo per poter ripartire come è stato fatto ed è Scusa, devastante. potrei chiedere una cosa alla regia? Potrei avere Non lo so, adesso quel vediamo se Fabiano motivetto per festeggiare riesce a recuperarlo. questo modesto Guarda, 3-0. ma volevi il toccarlo balletto, anche ti tu, fa Elio, il balletto, te lo ricordi il balletto? Beh, la notte vola ci starebbe ora, Esatto, adesso Elio, Fabiano recupera anche quella per tornare alle potresti vecchie farlo anche con abitudini. Tiziano Crudeli. Per tornare alle vecchie abitudini, abbiamo visto la classifica con l'Inter che sale appunto a quota 53. Mi collego con San Siro. Paolo Vinci, buonasera Paolo. Buonasera Francesco, buona serata a tutti. La chiave di volta di Colleghi. questa partita, Paolo, le tre Ah, occasioni non messe a segno dal esatto. Milan, se posso, Sì, grazie. Le tre occasioni pochissimo. non messe a segno dal Milan e i ribaltamenti di fronte con l'1-2, che poi è diventato 2-3 dell'Inter, che hanno chiuso la partita. Non c'è dubbio, in quei 5 minuti iniziali del secondo tempo c'è la chiave di volta della partita, perché dopo mezz'ora in cui l'Inter ha ampiamente meritato e poteva benissimo raddoppiare, si è un po' rintanata, diciamo, ha passato il baricentro e il Milan, che non ti aspetti all'inizio del secondo tempo, è entrato in campo in modo molto, ma molto progettuale, forte, diciamo, ed è riuscito per 5 minuti a mettere in imbarazzo l'Inter. Poi il gol di Lautaro su quell'invenzione di Eriksen e Perisic ha cambiato la partita. Inutile che Ibra continuava a caricare i suoi, a battere le mani, a forzare, con uno sguardo, ha fatto un paio di sguardi un po' particolari anche con Lukaku, guardando negli occhi. Il Leone però non ha ruggito perché anche c'è stato un grande Handanovic. Certo, Però la assolutamente. partita si è messa nel modo migliore per l'Inter già dai primi minuti. Diciamo una pecca grossissima per il Milan, un Romagnoli imbarazzante. Va bene Paolo, grazie, grazie Meno male. mille, buon lavoro a San Ciao Siro. Paolino, grazie, ciao a tutti. Meno male che qualcuno ha visto la partita che ho visto io. Nel caso tuo, sì, nel caso questa analisi assolutamente viene dalla tua parte. Tiziano, 0 gol fatti, 5 subiti nelle ultime due partite, 2 sconfitte consecutive. È una classifica che in questo momento Allora ti do un dice che il altro Milan deve stare dato, è la all'otto. sesta sconfitta stagionale Sesta del sconfitta Milan. stagionale. 4 in campionato, 1 in Coppa Italia e 1 Tutte in nel Europa League. 2021, Sì. tra l'altro. Quindi di conseguenza questa è la dimostrazione che questa squadra, che pure ha fatto bene, alla lunga ha denunciato delle lacune evidenti. Io sono convinto e continuo a sostenere che non è solo un fatto di condizione fisico-atletica. È anche una condizione di giocatori che soprattutto a centrocampo non sono all'altezza della situazione o non si sono rivelati all'altezza della situazione, anche per i diversi infortuni, ma non devono essere una Eh no, giustificazione. assolutamente sì, Stasera il certo. 3-0 è meritato per l'amor del cielo, ma come ha detto Vinci, Milan sull'1-0 ha avuto tre grandissime opportunità. Il portiere però fa parte di una squadra. Beh, certo, Cioè, un come portiere Donnarumma ha come salvato il Handanovic, Milan. spesso criticato, è stato determinante in quei frangenti. Sabotaggio, sabotaggio. Sabotaggio. Cioè, io mi chiedo perché spesso chi è causa del suo mal pianga a se stesso. Io devo essere proprio un pirla a insistere che venisse corno in trasmissione, perché ha portato una sfiga della No, ha miseria. portato fortuna, scusa. Ma a te ha Eh portato beh, fortuna, a me ha certo. portato una No, io ci sfiga. vedo la Mi sono scorrettezza però battuto di per farlo venire registico, qui. eh. Io ci Pensa a vedo la te. Ma scorrettezza nei state tuoi zitto, confronti. Tiziano, state zitto. Questa Insomma. voglia di vita tra Tiziano, io le ci vedo tue la scorrettezza dei registi nei tuoi Con te non confronti. parlo, tanto, Stavi sto parlando per arrivando. riprendertela con Foschini, stavi parlando tu e ha messo la colonna sonora di Elio. Non è colpa di Elio, poverino.
Io ho chiesto un po' di musica per allegrare questa Foschini, te l'ha mai detto nessuno cosa sei? Foschini, te l'ha mai detto nessuno che cosa sei? Adesso glielo dici. Ma questo è lo scout. Milan che tiene più volte il più possesso palla, 61%, 10 di rimporta, 3 fuori, 8 in porta e 6 fuori quelli dell'Inter, ma in questi 8 in porta ci sono naturalmente anche i 3 gol con doppietta di Lautaro e gol di Lukaku. Insomma, direi allora adesso Gibba è un Inter che non si può più nascondere, è in fuga di fatto. Però voglio dire, per la squadra che ha, ragazzi, è il minimo sindacale, considerando anche che fai giustamente una partita a settimana. Se poi dovessero continuare le sorprese, come per esempio vedere un Perisic che ti fa 3 mesi di fila così, dove comunque nell'uno contro uno ti mette in difficoltà, perché ti mette in difficoltà, è sicuramente un valore aggiunto per tutta la squadra. Questo è innegabile. Ha capito l'allenatore negli ultimi mesi che Eriksen era meglio di Gagliardini, quindi già questo è un primo passo. No, perché questo minimo sindacale, nel senso, conforta la tesi di chi dice che l'Inter debba vincere lo scudetto. Devi vincere. Ah, okay. Non sono d'accordo. Ma sai, l'Inter l'ha vinto già settembre che raccontiamo. Rispondo interista, Filippo non è d'accordo ma ci sta. Non sono d'accordo. Io sono d'accordo che l'Inter ha l'occasione di vincerlo. È prima in classifica la Juve, che secondo me è il principale avversario, è attardata. Oggi il Milan, che è la squadra che segue l'Inter da più vicino, era un punto. Oggi la mandi a meno 4, hai messo, hai apparecchiato la tavola. Da qui a finire il pranzo è molto lunga, soprattutto. Ma l'Inter, io ripeto sempre, l'Inter ha un paio di giocatori chiave, non ha cambi a quei due giocatori chiave. Se per qualche motivo quei due giocatori chiave sono fuori per un paio di partite, perché in diffida o per qualche guaio fisico, o non sono in grande forma, non hai con chi cambiarli. E poi devi vincere le partite, non è che si vincono gratis. Quindi io, certo, se ti dico, guardando il distacco dalla Juve, posso essere più d'accordo con Gibba, ma guardando in senso assoluto, se la Juve rosicchia qualche punto, siamo solo a metà febbraio, non lo so. Cioè, vincerlo... Ci sarebbero comunque delle pesanti responsabilità da parte dell'Inter. C'è anche una cosa di cui non si parla mai. Scusa, ma quanti punti ha la Juve adesso? No, 42. Io ci metto la 42 Juve con una partita in, due partite in meno dell'Inter. In meno. Quindi se metti che la Juve ha 2 sei vittorie, a 40, sei a 48, sei a meno 5, con lo scontro diretto da giocare. Cioè, non mi sembra un distacco abissale. Ma è un discorso che bisogna fare dall'inizio, nel senso che se volevi un po' blindare di più, non dico questa possibilità, questa fuga, a questo punto, non dico può bastare questa squadra, ti sei avvantaggiato di alcune defiance della Juventus. Certo. Io credo che tutte le squadre, ma se questa squadra giocando una volta a settimana mantiene questo stato di forma e tutto va bene con gli 11, certo, però vedi già se togli Eriksen ti entra Gagliardini, già se togli un difensore ti entra Ranocchia, se togli Lukaku ti entra anche Sanchez davanti sicuramente. Hai però al di là dei disastri hai un vantaggio. Girone di ritorno, situazione ben chiara davanti per preparare le partite, certo, con gli allenamenti, infatti, in un certo modo, può capitare tutto a però tutti. Siamo, dico, ho detto sperperare che sono questo vantaggio con una Juve quest'anno in ritardo è un po' zoppa qua e là di risultati, sì. Io mi auguro di essere fino alla penultima giornata, sai, io credo che l'Inter abbia una discesa libera verso il traguardo dello scudetto. Però, attenzione, c'è una cosa di cui si parla veramente molto poco, che è la situazione societaria, perché se non pagano gli stipendi ci può essere un intervento, come è successo nel passato, di penalizzazioni, di cose così. Si dice sempre no. Devi trovare 200 milioni. Pensi che l'Inter si riduca a prendersi una penalità per un paio di stanno? Se non possono tirare fuori i soldi, devi trovare uno che ti compra la società. Fino a giugno un fido bancario, voglio dire. Giusto, Filippo. Fino a giugno... Quella può essere l'unica... Quelle spada di Damocle sulla testa, per il resto la squadra è in forma, è in condizione, ha gli cambi, ha solo quell'appuntamento settimanale, credo che difficilmente possa buona fallire. Ottima squadra, perché una volta capisco gioca bene Hakimi, l'altra volta gioca bene... Il giudizio ponderato di Filippo per i cambi. Ma il giudizio ponderato di Filippo è perché storicamente l'Inter, quando ha avuto i match point dalla sua, cioè dovendoseli giocare... Ragazzi, quante volte li ha sbagliati? No, però Gibba, io ho sentito chi non ha sbagliato, ne ha sbagliati tanti. Oggi, chi è che non ha sbagliato? Oggi, match point, ti parlo di match point con oggi Shakhtar, è una situazione un gol, oggi è una situazione completamente diversa dal passato.
tu devi giudicare in funzione a quello che ha dato e sta dando la stagione, il campionato in questo momento. In questo momento non ci sono santi, in questo momento l'Inter è nettamente più forte delle altre, perché ha dei giocatori assolutamente straordinari. Non solo ha una coppia d'attacco che ha segnato rispettivamente, perché i numeri ogni tanto fanno bene, 17 gol Lukaku e 13 Lautaro, 30 gol in due, più due di Sanchez, un attacco che segna 32 gol, non lo so, vedete voi, e che subisce che è la terza difesa del campionato. Una delle caratteristiche importanti. In più hai Perisic che sta crescendo, lo stesso Eriksen che sta facendo leggermente meglio del recente passato, e Hakimi che rimane comunque un'arma in più. Purtroppo io sono milanista e prendo atto di queste situazioni, anche se ho da recriminare non alle prodezze di Handanovic, perché in una squadra un portiere è determinante, ma nelle conclusioni del Milan che potevano essere migliori. Però io dico che purtroppo oggi diamo questo giudizio perché l'Inter ha vinto tante partite, perché ha battuto il Milan con un 3-0 eccetera, però il calcio cambia in poco tempo. Quando prima di queste due partite si parlava del Milan, primo in classifica, che giocava bene e che non poteva perdere con lo Spezia, e l'Inter poteva solo perdere dei... Vero, fino a un certo punto, l'ultimo mese e mezzo del Milan perde con la Juve, non la vede mai con l'Atalanta. Ma si pensava che il Milan perdesse con lo Spezia? Con lo Spezia no. No, ma proprio no. Perché il Milan ha perso, ma non ha perso con lo Spezia, è stato umiliato dallo Spezia. Quello stesso, nella maniera più assoluta, appunto, questo ha evidenziato vieppiù i limiti di questa squadra sul piano fisico, atletico e l'organizzazione di secondo gioco. Secondo me Filippo il calcio cambia in più. Non il che il calcio cambia. Cambia, non può cambiare una squadra che punta allo scudetto e che non ne fa neanche un tiro in porta, perché poi anche perdere ci mancherebbe altro, ma con dignità. E con lo Spezia il Milan non ha perso con dignità, stato umiliato. Oggi Andrea Handanovic non fa una delle tre parate clamorose che ha fatto, e magari la partita cambia. Ma che discorsi sono? Il portiere fa parte di una squadra. Di questo Milan abbiamo sentito dire tutto il contrario di tutto. Qualcuno diceva che il Milan vinceva perché erano gli stadi chiusi. Adesso perde perché sono gli stadi chiusi? Stanno crollando di miti. Ha più senso quella definizione lì, cioè il Milan. Beh, e nelle prove che non è così. Pressione di un certo tipo all'inizio dell'anno, che non ci fosse pubblico allo stadio, ne ha potuto approfittare. È il mese di gennaio però che ti dice che questa cosa era una regola di Pulcinella. Poi alla lunga patisci e fai vedere il valore che ha. Diciamo che le sconfitte con lo Spezia e con l'Inter sono le ultime sconfitte di un mese e mezzo, di 40 giorni, in cui il Milan è oggettivamente sembrato in calo. Comunque, era imbattuta subito, ragazzi, in un mese e mezzo 5 sconfitte. Scusate, dite quello che 4 in campionato, 1 in Coppa Italia. Resto convinto. Non lo so io. Che la Juve è ancora più forte dell'Inter. Ah, ma senza dubbio. La Juve ha due squadre, d'accordo, ragazzi, con te. La Juve... Cioè, esce punti di vista ci mancherebbe, certo. La Juve è troppo dipendente da Ronaldo allo stato attuale delle cose. È troppo dipendente da Ronaldo allo stato delle cose. Allo stato delle cose. Domani sarà un altro giorno. Lukaku e Barella sono mezza squadra. Però vedi, Filippo, perdonami, sai cosa c'è? Tu togli Lukaku a questa squadra, hai 8 centrocampisti che sono andati a bersaglio. Tu hai 4-5 giocatori. E allora è il tipo di gioco che sviluppa l'Inter, che alternativamente decidono la partita, perché quando è in condizione Lukaku è un giocatore assolutamente immarcabile che fa la differenza, sposta gli equilibri. Quando Hakimi fa la partita, hai vinto quella partita. Ci metti anche Lautaro, che voglio dire, non sta, quando gioca è un giocatore anche quello immarcabile. Poi dall'altra parte c'hai adesso un Perisic che sta crescendo e può fare la differenza. Gianni, quindi hai una serie di giocatori che individualmente... Anche Perisic, allora la Juve cos'ha? Chiesa, Kulusevski, Ronaldo, Morata, Dybala. Filippo, ti chiedo scusa. Ma il rendimento, traduce in concretezza, in gol segnati. Hai segnato 10 gol più degli altri, 12 gol più degli altri. Quindi cosa vuol dire? Ma non dipendi solo dalle due punte, ma anche dai centrocampisti e dai difensori che vanno in gol. Avete fatto 11 gol di testa, quindi anche nel gioco aereo siete pericolosi.
Imparate, gente, imparate. Io capisco che l'amico Crodelli oggi un po'... È preparato sui numeri dell'Inter, hai visto? Incredibile. Ha preso tre pere, quindi sono... Preparato sui numeri del calcio. La cosa paradossale è che il Milan, nel momento in cui ha ritrovato praticamente il suo 11 titolare, è andato in crisi. Sì, certo. Pensate, con lo Spezia era dall'inizio della stagione che aveva fatto tre partite con i titolari. Nel momento in cui ha ritrovato l'11 titolare, che insegue dall'inizio della stagione... Che è combaciato con la settimana in cui non aveva il turno infrasettimanale a partire da settembre, perché ha fatto tre preliminari giocando da allora sempre, ogni tre giorni. Due settimane vuote ha avuto. Sì, due settimane, hanno fatto anche richiamo atletico, il calo di tensione, il fatto che aveva a giocare... Guarda, c'è stato un segnale che paradossalmente era da cogliere. Quando Calabria col Crotone a due minuti alla fine si fa ammonire per dire tanto andare a giocare con lo Spezia non servo io. Vuol dire che già nella testa tu c'hai qualcosa che vai a fare quella partita lì convinto di averla già vinta. E allora quando vai a giocare oggi in Serie A con qualsiasi squadra, e l'esempio della Juve anche a Crotone, all'andata, vi ricordate? Cioè non l'ha preso niente. E di fronte a questa cosa, perché l'hai sottovalutata? Perché oggi nella Serie A, perché queste neopromosse giocano tutte bene. Il Benevento è una squadra che se la prendi sotto gamba ti castiga. Lo Spezia l'abbiamo visto. Cioè, sono tutte. Oggi non c'è più quella forbice allucinante nel che c'era sotto male, la qualità del gioco. I valori del campo escono alla lunga. Senza dubbio. Senza dubbio. Quindi era più logico che il Milan potesse far bene, molto bene, continuare, dare continuità, avere dei momenti complicati e patire adesso. Ma anche per una questione di preparazione. Diverso è chi, come l'Inter, a mio avviso, di qualità superiore rispetto al Milan, pari alla Juventus per aver cambiato meno certe cose dall'allenatore in poi, cioè la Juve... Beh, ha sbagliato anche Conte a mettere formazioni perché va già a giocare Gagliardini, sì. Eriksen lo considerava un pirla, scusate, perché lo volevano svendere e regalare. Adesso è un giocatore che hanno capito che le qualità le ha. Che gli può poi far comodo. Per toccava a lui trovargli la sistemazione. Quindi, giusta e farlo giocare, non fargli fare tre minuti alla fine. Qualità. Se la non qualità? Fossero prima discuterebbero anche Eriksen, secondo me. Ma Eriksen è qualità, non... però la qualità va sempre rispettata. Io un derby, quando mi danno un'occasione lo giocherei con maggior enfasi, con maggior grinta. Però detto questo, vedo Inter e Juventus, cioè non l'Inter già vincente, non la Juventus già fuori. Ma lo dico nel momento in cui ho intravisto un Milan non rilassata, che aveva quel valore lì a un certo punto, no? Filippo, e poi ci fermiamo. Sì, solo per fare un saluto a Mario Riso che ci guarda da casa. Grande grande Mario. Grande cuore nero-azzurro. Grande Mario. Salutiamo, forza Inter, grande Mario. E niente, Tiziano si fa una passeggiata per sgranchirsi le gambe. Per insultare Corno che mi sta prendendo per i fondelli. E beh, l'hai voluto qui oggi, è il tuo amico Elio, scusami. Ma io gli voglio bene lo stesso. La vita bisogna saper perdere. Devi accettare il porca fatto che ti dileggi. Dileggi. Anche porca trotta. Voglio dire, anche Maurino dalla sua ha esagerato stavolta. Hai visto? Poteva andare anche un po' più tranquillo. La gioia più grande è Mauro che si è goduto. Qualcuno aveva detto che voleva vincere per dedicarlo a Mauro. Mi pare che siamo tutti d'accordo. Sono d'accordo anch'io. Ecco, allora in questo senso sono contento. Anch'io. Sono contento anch'io. Per Mauro. Però poteva anche farla prendersela un po' più. Tu dici, Mauro, anche 1-0. Sì, voglio dire. Punti, ecco, insomma. Tre pere esagerato. No, scusa, Mauro, potevamo fare 3-3. Dai, troviamo un compromesso. 2-1 con migliore in campo Romagnoli per il Milan, Tonali e Kessié. Niente, questa così cosa di Romagnoli azzerato gli alibi. Vi è rimasta qui, insomma. Vedremo e poi ascolteremo ovviamente anche le parole di Stefano Pioli e di Antonio Conte, non adesso perché noi siamo quasi in chiusura, ma c'è una bella sorpresa che ci permette di chiudere il cerchio rispetto a dove avevamo iniziato. Sarebbe contento. È assolutamente una cosa che arriverà tra pochissimi minuti. E poi noi però alle 18 siamo di nuovo qua perché c'è Atalanta-Napoli, partita importantissima, anche in chiave classifica, capire cosa combina l'Atalanta del Gasp, come reagisce il Napoli di Gattuso in attesa di un Benevento-Roma che in caso di successo della Roma poi potrebbe anche rilanciare e cambiare ancora la classifica, perché insomma sono successe cose in questi 90 minuti di campionato. Una cosa è sicura, è il più bel campionato dagli ultimi 10 anni, perché essere a questo punto... No, poi la Juve magari lo rivince, però davvero ci sono, almeno adesso Roma e Lazio, le romane sono ritornate a pieno titolo, veramente lì, pericolose. E quindi davvero, se non altro, agli altri anni, a gennaio era già finito il campionato, ce lo ricordavamo, no? Si giocava... Secondo te è peggio essere fuori dai giochi di scudetto da subito, come negli ultimi 8 anni, o come quest'anno aver...
così un po'... Cioè, è una domanda pleonastica, certo è meglio avere il campionato aperto no, fino nei tuoi panni, nei tuoi panni, cioè preferisci un'annata come questa? No, mi allora lo faccio a Tiziano. A che tempo, perché gli rispondi? È più bello un campionato come questo, Tiziano, tu che mi capisci. Tu che hai vinto tante cene. Ci sta Pia per il... Non so se sono le immagini secondo, che arrivano in diretta da secondo Bergamo. Secondo te, dall'alto della mia posizione, posso colloquiare con quell'essere lì? Ha preso, non so, calcisticamente immondo. La cena, gli devo la cena. Quindi. Devi la cena. Ho alzato il tiro. Dai, Tiziano. Sì. Mi sembra... vabbè, Tiziano. Cos'è? Con te. Ti hanno chiuso in una morsa. Mi hanno chiuso in una morsa. Il 3-0 e il 3-0. Ma cosa c'entra lui? Semmai loro possono parlare. Ti sto prendendo, ma ti rendi conto che sto guarda, arrivando? Guarda, Filippo non ha detto niente, non mi ha neanche umiliato. Sta arrivando, dice. Come no, ma è paradossale che arrivi dalla Juve. Perché arrivando da uno che sta per la Juve... Certo, cioè, che veramente... senti che ragionamento contorto, sentilo. È contorto? Fammi sentire. Fammi il pericolo siamo noi o è l'Inter per voi? Io guardo chi gioca bene, ti chiedo... vado a prendere... Ma fammi ridere, guardo chi gioca bene, ma va. Te ti faccia un boccone, a Milano si dice. A Milano si dice, faccia Pairazzi. Per parlarne e per tornare sulle voci e sull'analisi di questo derby. Io intanto saluto e ringrazio... da quella parte Gibba, grazie, è stato un piacere averti con noi. Invitato e da spettatore, perché sono anche un vostro telespettatore, sono onorato di aver fatto parte. Sì, però la prossima volta non ti portare tutto il tuo... No, la prossima volta vengo addirittura ancora più armato, il tuo beauty case e lo metti in evidenza. Grazie a Tiziano Crudelio, Filippo Tramontana che ci hanno raccontato il derby. Ciao ragazzi, non è stato piacevole forza stare Mauro in vostra compagnia. Grazie a Elio Corno, ad Antonio Polino, a Gianni Solano, a casa. Grazie ragazzi che hanno lavorato in redazione, regia e studio, ci vediamo qui.